Ciao a tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed Unity. Ho appena scoperto una cosa, che se premi A, oppure CTRL se sei da computer, e ti svegli fuori. Cazzo. Oh. Oh. Insomma, ti mostra i nemici vicini. Ed è una cosa bella perché voglio vedere come one shotto il cane il bastardo. Che cosa fai, drogato? Guarda qua. Boom. Boom. Bisciottato. Le peggio cose, ragazzi. Le peggio cose. Come queste avevo già uccisi. Infatti questo scrigno l'avevo già preso, tra l'altro. Ah, boh, contenti loro. Sì, l'avevo già preso. Allora. Orco cane, quanta lecone. Allora, andiamo su missioni. La missione principale è qui. Incontro con Mirabeau. Mirabeau, posso fare un fast travel qui a Versailles, oppure anche questo, se non sbaglio. Franciad. Sì, penso si legga Franciad. Andiamo un po'. Faccio così. Andiamo qua. Sì. Mamma mia, due palle quando carica. Eccoci qua. Allora, Mirabeau, da che parte era? Non l'ho segnato. No, aspetta, cazzo, sono andato a Versailles. È che non lo sapevo. Dai, torna di là. Raggiungi Parigi, vai. Madonna, peggio fai. Che due palle. Davvero. Forse è la cosa più pallosa. Davvero. Cioè, penso che solo con l'SSD magari va più veloce al caricamento. Oh, mi tocca rifarmi il computer. Ma non c'ho soldi. Cattivo proprio. Cattivo. Guardalo quanto ci mette. Oh, Madonna. Alleluia. Alleluia. Allora. Sto Mirabeau de merde. Mirabeau della merda, della tumer, della. Non cazzo sta, di qua. Allora, andiamo da Mirabeau. Permesso, signorina, signore e signori. Arriva qua Mirabeau che spacca il culo a tutti quanti. Vai, sali. Cattiveria. Vai così, vai. Davvero Assassin's Creed. Boom, baby. Decisamente boom, baby. Ah, ok. Ma dai, perché ti arrampichi là, povero? Ok. Andiamo da Mirabeau. Dai. Eccomi qua. Gioca. Difficoltà 3. Conto con Mirabeau. Beh, dobbiamo andare a incontrare Mirabeau, prima cosa. Mirabeau è di sopra e le scale sono di qua. Buongiorno. C'è Cenerentola? No, Cenerentolo. Guarda il disrespect verso Cenerentolo. Ma perché? Perché Arnaud? Perché? Ah, ancora piano più alto. Tocca fare il giro per di qua. Cattiveria Elise, proprio. mentore Mirabeau. Eccomi qua. Elise. Elise. Ma che cosa? L'ho Che è trovato successo? così. Sì, certo. Io non. Certo che no, ma devo avvertire il consiglio immediatamente. Sapranno che fare. No, loro non si fidano di me. Mi sospetteranno, poco ma sicuro. Notare il bug dei Hai capelli. ragione. Sì, hai ragione. Che cosa facciamo? Scopriamo cosa è successo. Povero Mirabeau. Posso fare qualcosa? Esamina. Secondo me. Ma l'hanno. Non si capisce se l'hanno trafitto con una spada o avvelenato. Ok, buono. Che cos'è?
È roba di cervello. L'arma che ha ucciso tuo padre. La possiedono solo i Templari. Che ci fa qui? Completa il quadro. Perfetto. Parliamo con sta cagna. Parla. Non hai visto nessuno al tuo arrivo? Il maggiordomo mi ha aperto, ma non è salito di sopra. Ma era qui prima di te. Hai visto altri domestici? No, nessun altro. Qua è per due comunque, eh? Il maggiordomo è arrivato per primo, ma non c'è modo di sapere se è salito di sopra. Qua è apparecchiato per due, ma è una cosa così classica. Qualcosa per terra. Un fazzoletto da donna. Beh, possiamo sospettare di tutte le nobildonne di Parigi, allora. Magari un forse un domestico lo riconoscerà. Un omosessuale. Perfetto. Qua c'è qualcos'altro. Ah, devo scendere, perfetto. Posso anche esaminare questo, vediamo. Non è stato forzato? O sì? Non sembra forzata. No, non quindi sembra. Gli ha aperto lui. Un ospite, forse. O un servo. Assassin's Creed, Sherlock Holmes. Una visita. Chi? Il maestro Kemar. Kemar, maestro Kemar non era... Come si chiama quello del... dei Templari? Vediamo, c'è qualcos'altro che posso fare? Questi sono due di tre. Ma è l'armadio, le finestre. Questa scrivania. Non si indaga così, non si indaga così, fidati. Quasi scendo dalla finestra, tra l'altro. Inter esaminare. Oh, esamina. Il calice è così? Veleno. Ah, l'avevo detto io. Ora lecca il veleno. Aconito. Difficile notarlo se non sai cosa cercare. Popolare tra i Templari, eh? Come tra chi vuole restare impunito. Però sì. Perfetto. 3 su 3. Ora andiamo a parlare con quella sotto. Accusa. Ah, posso accusarla o posso non accusarla? Ma io quasi quasi l'accuso. Vaffanculo sta troia. Veleno templare, lo spillone, tutto quadra. Bravo, hai capito tutto. Sono talmente furba ad aver ucciso il solo assassino che non mi voleva vedere morta. E poi sono rimasta per farmi scoprire. Esatto. Non era certo l'unico. Hai ragione, scusa. Ma sai che non sono stata io. Io ti credo, la confraternita però. Allora troviamo il colpevole prima che se ne accorgano. Ok. C'è qual quadra che non cosa qui, ragazzi. C'è qual quadra che non cosa. Scendi un po'. Devo andare a parlare con sta tizio qua. Maestro Kemar, dobbiamo parlare. Qua c'è qual quadra che non cosa. Non è molto easy peasy lemon squeezy questa cosa. No. Che qua c'è Arnaud, il nuovo Sherlock Holmes di Parigi. E se non lo so io, non lo sa nessuno. Infatti non so se lo sapevate, ma hanno annunciato che la quarta stagione di Sherlock sarà interpretata da Arnaud di Assassin's Creed. Esattamente. L'avete capito tutti, complimenti, bravi. Questi caricamenti, ma... Ok, andiamo a parlare. Maestro Kemar. Che si dice? Che sai com'è? Appena ammazzato il capo del consiglio qua, della confraternita. Cioè, non l'ho ammazzato io, Però... Troia. Ciao, Kemar. Che va? A posto? Sì. Ok, parliamo. Ah, caro Dorian, che posso fare per te? Mirabeau è morto. Morto? Ucciso. Sapevo che questa tregua sarebbe finita male. Devo convocare il resto del consiglio per discuterne. Elise non c'entra niente. Lo giuro sulla mia vita. Ti prego, dammi un altro po' di tempo. Troverò il colpevole.
Va bene. Ti concedo fino a domattina. Non oltre. Missione a tempo. Mirabeau è stato ucciso con l'aconito. Aconito? Non serve che ti dica che è il veleno prediletto dai Templari. Esatto. Dove si acquista aconito in così alte concentrazioni? I medici lo prescrivono in forma diluita. Io stesso ne assumo la tintura per il cuore. Ovviamente ci sono regole molto severe, ma conosco uno speciale nel Marais che non si lascia certo scoraggiare dai divieti. Grazie. Perfetto. A parlare ho parlato, dobbiamo andare nel Marais. Accusa? Ma posso accusare tutti? Questo mi attacca se lo accuso, Accusa. Accusiamo tutti, fotte sega. Ebbene? Tu eri atteso da Mirabeau. L'hai contestato pubblicamente in molte occasioni. E sai come uccidere un uomo. Ho anche una gotta che in alcuni giorni non mi permette di alzarmi. E col tempo sto diventando sempre più cieco. Per non parlare delle decine di assassini che possono confermare che sono stato qui fin dall'alba. Scusami, non volevo dire che... Sì, sì. No, tu mi accusavi. E in modo maldestro. Ora non perdere il tempo che ti è stato concesso e trova il vero colpevole. Sì, signore. Sei così maldestro, Arno. Sei così maldestro, ma così maldestro che lascia stare, proprio lascia stare. Ok, andiamo a vedere. Che si dice? State un po' zitto, te. Ogni volta che passo mi chiedi sempre questa cosa e io non ti rispondo perché non ti voglio parlare, evidentemente. Sappilo e sappivatelo. Cattuiana, cioè, non lo so. Ok. Sti caricamenti! La madonna! Dai! Dai! Eccoci qua. Non so perché si è alzato. Me lo stesse cagando durante il caricamento, no? Ok, bitches. Devo andare al Marais. Che è dall'altra parte della città. C'ho qualche fast travel. Con Lucasse. Con Lucasse, veramente. Aspetta, magari ce l'ho davvero e non l'ho visto. Tutto. Niente? C'è un fast travel qua, quasi quasi. Posso fare... No, punto osservazione non è catturato. E allora fanculo. Ci andiamo a piedi perché noi possiamo. Buttati, perché solo tu sei un vero assassino. Ecco, esatto. Buttati come veri assassini sanno fare. Nemici, perché nemici? Sono i nemici pesanti quelli, sono quelli cattivi. Fotte sega, io ti uccido lo stesso. Cos'è questo posto? Qua non c'è nessuno. Eppure stanno proteggendo sta roba. Ma posso usarla? Ah, deve essere uno di quelli proprio difficili difficili. Cattraia. Porca vacca. Bitch. Cattraia. Solo tre. Fuck yeah, bitch. Fuck yeah. Scusate. Sorry, non lo faccio più. 1500 franchi, fuck yeah, bitch. Ma il livello di fuck yeah, proprio livelli smisurati, perché sono tanti 1500 franchi, Ok, dobbiamo andare a 180 metri da qua. 180 metri, questo se lo fa come se fosse niente. Col macete attaccato, tra l'altro, perché lui è molto pro. Vai, Arno. Grande, Arno, vai così. Giriamo qua a destra. Girare a destra. Tra 200 metri sei arrivato a destinazione. Il Tom Tom, tipo Far Cry 4. Ah no, è vero, questo episodio esce prima del Far Cry 4. Però insomma, poi vedrete come Far Cry 4. C'è il Tom Tom invisibile sul girocottero. 30 metri. Buongiorno. La cattiveria di queste animazioni è davvero troppo figa. Oh, oh, oh. Non posso sbagliare, diventa per di qua. You bitch. Ah, c'è anche l'isola. Posso Merda. Farvi qualche... Non di nuovo. Cosa non di nuovo? Bella mossa. Fermo. Accidenti, torna qui. Ecco, per inseguirla. Rallenta. Fermo.
A terra, non posso lanciargli tipo un sonnifero o qualcosa? Ma io vado qua e vaffanculo. Cattrui, ha drugato. Ti voglio solo... Madonna, come cura sta bestia. Devo anche usare montacarichi. Allora qua la vedo lunga. Addirittura. Madonna. Oh, Arno, guarda che ti picchio. Rispondi alla domanda, cazzo. Sembri proprio un realista. Rallenta. Ah, mi stava anche aspettando, gentile. Lasciami stare, non toccarmi. Montacarichi è là. Va che ti attero dall'alto, a me fotte sega. Certo mi faccio male, però. Soltanto qualche domanda. Sto arrivando. Buongiorno signori, come la va? Bitch, va che ti atterro. Va che ti atterro. Va che ti atterro. Ma no, Arno, cazzo fai? Ce l'avevi a 2 metri da te, bastava... Ma che troia, poi sta... Ma che ti atterro nei peggio modi, poi. Poi non ti lamentare. Poi non ti lamentare. È inutile che fai giro giro torno nel parco. Cosa sei, un cane? Non ti sto mica portando al passeggio. Fa culo. Voglio solo parlare. Ok. Madonna, lascia stare. Pietà, non ho detto niente. Ho fatto come volevate. Ma di che stai parlando? Tu eri con quell'altro, vero? L'incappucciato. Parlami di quell'altro. Chi è? Non lo so. Il volto era coperto. Mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato il veleno. Non ho fatto domande. Ne tengo una piccola quantità in magazzino. Se l'è portato via e mi ha detto dove lasciare la seconda dose. Seconda dose? Ecco, non so altro, lo giuro. Ti credo, ti allora credo. Dai. Sarà solo una bella storia del terrore per i tuoi nipotini. Ebbene? Avevi ragione. Ha dato il veleno all'uomo misterioso. E ha detto che portava un cappuccio, come il mio. Bene, la trama del libro si infittisce. Se c'è un traditore all'interno... Questo spiega il tentativo di incastrare me. Ecco, è qui che lo speziale ha portato la merce. Ti aspettiamo. Continua, sì, vai, continua. Comunque, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo nel prossimo episodio. Ah, ma questa è quella delle missioni, me la fai fare la missione? Ti dici... Oh, mi sblocchi l'interfaccia? Grazie. Clicca dei duellanti, accetta. Sono il cavaliere Deon. Sì, maestro, lo sapevo già. Ah, ma va, fa culo. Ciao a tutti.